Sindaco, arriva maggio, arriva l'infiorata, arriva il mese della bellezza per noi. Arriva il mese della bellezza, è già arrivato e sono già partite le iniziative che riguardano questa primavera barocca. Sui luoghi, nei luoghi della bellezza è già partito con la manifestazione, con il primo giorno, il 20, dedicato a cos'è la bellezza, con la presenza di Massimo Cacciari, e sta proseguendo in questi giorni con scuole, ragazzi, artisti, poeti coinvolti in questa magia che è la bellezza del nostro territorio tutto. Oggi conferenza stampa di presentazione dell'infiorata con tutte le iniziative collaterali all'infiorata nella primavera barocca 2015, infiorata 36esima edizione dedicata alla Catalogna, e quindi tanti colori, balli, divertimento per un omaggio ad una parte della Spagna a noi molto vicina. Nello stesso tempo corteo barocco sempre in grande crescita, in grande spolvero, con il tradizionale corteo della domenica del 17 maggio quest'anno, iniziative collaterali che si avvieranno da ora fino al prossimo giugno, che rappresentano appunto la primavera barocca. Insomma, siamo nel vivo di quella che è la stagione importante, tradizionale, di grande rilievo internazionale che stiamo da qualche anno portando avanti. Se è possibile, noto in questo periodo diventa ancora più bella, tant'è che poi avete chiesto anche la collaborazione dei cittadini, torna il concorso pure per il balcone fiorito. Ma assolutamente, la base di riferimento di questa nostra voglia di coinvolgimento è proprio legata al fatto che tutti diventano protagonisti. È come se questa primavera sbocciasse in ognuno di noi, nel senso che cerca di farci dare il meglio di noi stessi. L'infiorata è folklore, è tradizione, è la storia, ma è anche il modo in cui Noto si apre al mondo ogni anno. Certo. Allora, intanto è anche cultura e arte, perché quando, seguendo un format che oramai è diventato veramente un metodo, incontriamo un paese straniero, lo incontriamo conoscendone non soltanto la tradizione, il folklore, ma anche l'arte, e quindi l'idea di restituire proprio un intero edificio a Catalogna quest'anno, alla Russia l'anno scorsa, al Giappone, e proprio nasce dalla volontà di un reale scambio tra gli artisti. Il grande protagonista dell'arte catalana sarà ospite a Noto ed è Jordi Alumà, che ha ben 91 anni, che sarà presente con una mostra. Lui è uno degli esponenti più importanti del figurativismo europeo, e sappiamo bene come la Catalogna, con Barcellona, città capitale di grande fermento e vivacità culturale, oggi intercetta queste rotte artistiche di avanguardia, che abbiamo un gran piacere di ospitare a Noto, perché a Noto esiste una grande vivacità artistica e culturale.